Accarezzeremo dei sogni a cuore aperto per dar luce a un passo, due passi, tre passi, 37 passi, che lasciano tracce, che lasciano impronte. Sono passi dentro e dentro ci siamo noi. E dentro non si può bleffare. Nel viaggio di stasera l'arte viaggia in espressione diretta, su binari senza fronzoli. Cos'è che ci spinge a scrivere? Perché dovrei scrivere? Cosa ho da scrivere? Scrivo quello che sono, scrivo ciò che ho vissuto. E le cicatrici di ciò che ho vissuto sono lì, dentro di me. Sono parte di me. Sotto lembi di pelle, conservate cicatrici non sanano. E nelle unghie raschiate risiede persino il residuo di chi ero. Sotto i passi che percorrono l'anima, io calpesto la memoria del tempo giallo che mi ha cresciuta, del blu che mi ha isolata, del rosso che mi ha avuta. L'onda scortata dall'onda, preannuncia vento, riesuma impolverate emozioni. Dunque facile è sentire, lasciarsi trascinare dal mare urtato che agita vigoroso cambiamento. Ma perché? Perché? Perché tutto ben fatto, tutto perfetto, tutto bello? Perché tutto pronto, tutto funzionante? Vorrei volere. Vorrei senza sapere, senza troppo ragionare. Perché non posso desiderare? È vietato immaginare? Vorrei. Vorrei scombinare il tempo, scuoterlo un poco e... Vorrei. Vorrei che ogni petalo della margherita mi chiedesse se ti amo. Io vorrei. Vorrei sentirmi piuma e colorare il bianco e schiarire il nero. Vorrei. Vorrei il sole dentro il mare.
e il mare dentro me, che sono dentro te, ciliegie sulla bocca. Vorrei risate spensierate e pensieri con meno misteri. Vorrei i brividi di caldo al freddo. Vorrei cambiare umore senza domande e girare in croci senza risposte. Io vorrei scombussolare il tempo, sbatterlo forte. Da dove ho cominciato?